Spero che la gomma non mi dia fastidio, solo che avevo bisogno di... cioè avevo voglia di masticare una gomma. Prima di iniziare volevo dirvi un paio di cosine subito subito. Prima cosa, volevo dirvi grazie veramente di tutto, grazie che ci siete, che mi commentate, che guardate i miei video, mi mettete veramente veramente una carica dentro in questo periodo, perché è un periodo un po' difficile per me, perché non so se sapete che io avevo fatto dei giorni di prova al lavoro, mi serviva il lavoro e poi non mi hanno presa. Però è un discorso un po' lungo, quindi non voglio continuare ad andare avanti. E poi volevo dirvi proprio questo, che voi comunque siete... Non credevo che aprire un canale, anche se, non lo so, anche se non ci conosciamo, mi date molto, mi date una carica e non mi sento sola, ecco. E quindi io volevo dirvi che volevo ringraziarvi di tutto, e anche se voi non lo sapete, però nel vostro piccolo voi aiutatemi, come io spero di aiutare voi nel tranquillizzarvi, anch'io mi rilasso e quindi spero di rilassare anche voi facendo i video. Allora, poi volevo salutare una ragazza e un ragazzo. Allora, il ragazzo si chiama Aniello Capasso e quindi ciao Aniello, ti mando un grosso bacio e grazie di esserci. E mando un bacio anche a te, Rossella. La ragazza si chiama Rossella Germanico e quindi tanti tanti baci anche a te. Non lo so, mi fa tanto piacere che mi scrivete, che volete, che interagite con me, siete carinissimi. Ho anche degli iscritti inglesi e quindi volevo dirlo anche a loro. I wanted to say thank you to everyone. I am a difficult time and you are very sweet with me. Thanks again. Guys. Je voulais dire merci à vous deux. Je vais être aussi en période difficile, mais vous êtes trop gentil avec moi. Merci encore. Queste unghie mie sono un po' strane, con estratti di camomilla bio e rinforza, ripara, idrata e senza SLS e parabeni, pack. È molto buono, io lo sto usando e mi piace tantissimo. E poi anche la chiusura è fatta così. Il profumo è un profumo neutro. Sono andata all'OBS nello stand di Wet n Wild, ho preso un sacco di rossettini nuovi, ragazze, andateci. Costano 3 euro, 2,99 euro se non sbaglio. Allora ho preso questo colore che tengo qui sulle labbra. Ed è un colore
questo. Si chiama Dollhouse Pink. Ed è un... non si vede molto bene. Comunque è un fucsia. Un rosa, diciamo. Un rosa molto molto... molto molto forte, però in videocamera sembra un rosa chiaro. Poi ho preso questo, si chiama Mochalicious, ed è questo colore qui, bellissimo. Questo. Solo che dalla videocamera non è che arrendano molto. Poi ho preso questo colorino qui, Sandstorm, ed è una specie di marrone mattone, proprio anni 90, bellissimo. Mi piace da morire perché adesso si portano questi colori anni 90 e sono veramente veramente super super top, mi piacciono da morire. Ho preso questo colore qui, ed è il Raven Resin. Raven Resin. Ed è questo colore tipo strano, tipo scuro. Questo è molto scuro, ma è bellissimo. Questo colore qui, che è In the Flesh, In the Flesh, ed è questo marroncino nude, molto molto carino. Questi colori sono molto portabili. E questo qui, l'odore non è niente di che, però comunque sono buonissimi questi rossetti, veramente sono ottimi come rossetti. E poi costano pochissimo. Poi ho preso questo colore qui, 24 Karat Gold, ed è questo arancio. Anche se a me gli arancioni come rossetti non è che piacciono molto, però comunque questo colorino l'ho voluto prendere. Poi sempre da Kiko ho preso un mascara, costava 3 euro se non sbaglio, o 3,90 euro, e ho preso questo colore. Mascara curling. È un colore, scusate un attimo, è un colore, è un mascara molto, molto
Bacio, spero che sia stata